Andrea Cecconi, deputato del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, signor Cecconi, lei oggi in aula era seduto a fianco a Toninelli quando, con tutto il pettorale in fuori, ha gridato. Come uno stesso. Avete affossato la legge elettorale voi o il PD? Ma è evidente che noi non abbiamo affossato nulla, sì. A parte che il nostro gruppo è formato da 80 persone, 88. Mentre il PD è formato da 200, da 88, il PD da più di 280 componenti. Sì. La norma del Trentino Alto Adige era una norma schifosa, un patto di potere tra il Partito Democratico e l'SVP in cui si garantivano tutti i seggi al partito della minoranza linguistica, che è il loro alleato storico. E quindi noi abbiamo palesemente in aula, abbiamo detto che quell'emendamento avremmo votato a favore. Però in commissione su questo emendamento vi siete astenuti, non avete votato contro? Ci siamo astenuti. Perché non avete votato contro? A parte che avremmo dovuto votare a favore in commissione e non contro. Sì, in commissione, cioè al contrario. Sì, nel senso contro il fatto che ci fosse una legge diversa in Trentino Alto Adige, diciamo. Ma perché il percorso di tutta questa legge elettorale ha avuto nei 20 giorni di discussione molti tiremolla, nel senso che all'inizio c'erano anche i capilista bloccati, c'erano anche le pluricandidature, poi si sono tolte. Quindi quando tu sei in discussione a volte cedi e a volte prendi, però questo non comporta che la nostra linea fosse evidente al Partito Democratico, che sul Trentino Alto Adige era una porcata. Ma adesso gli emendamenti sulle preferenze, sul voto disgiunto, li ritirate o li mantenete? Ma noi manteniamo tutto esattamente com'è, ammesso che il Partito Democratico voglia continuare a fare il percorso della legge elettorale in aula, perché l'impressione invece è che loro vogliano insabbiare tutto e non fare più un passo e dar la colpa a noi, che in parte è caduto quando invece si è cambiata all'interno della legge una questione minimale. Ma gli animi stamattina si sono placati subito quando a un certo punto Rosato gridava, Toninelli gridava, cioè chi ha nulla fatto... La vostra parola vale nulla, signor Cecconi, nulla. Ma io penserei più ai suoi franchi tiratori 101 che si fanno ogni tanto, fanno capolino, che quando c'è il voto palese sono tutti ordinati come dei soldatini. Quando invece sono protetti da un bollino blu, votano invece per far affossare una legge. No, perché però, l'hanno fatta affossare. Però Andrea, sta succedendo che si pensa se siete stati voi o siete stati quell'altro. Invece secondo me siete stati tutti e due, capito? Cioè che è la terza strada, probabilmente. Vediamo di far chiarezza. Noi che a quell'emendamento abbiamo votato a favore, l'abbiamo detto in aula che anche nella dichiarazione di voto, anche nella dichiarazione Fraccaro ha detto noi questa cosa la votiamo a favore, e quindi non è che è stata una sorpresa che noi poi abbiamo votato a favore. E il Partito Democratico, che ha i suoi 280 deputati a schermo non segreto, era pieno di pallini rossi, e quindi era chiaro che il Partito Democratico stava votando contro quell'emendamento. Se poi dopo, quando i pallini sono diventati tutti azzurri e non si riesce a vedere come si vota e chi vota, il nostro verde evidentemente è rimasto verde, ma quei rossi del quindi PD, cioè, sono lei dice verdi, che nella prima votazione, che poi è stata annullata, e alcuni del PD hanno votato contro, tutti i pallini del PD sono rossi, tutto il partito ha votato rosso. E poi in quella segreta hanno votato invece alcuni hanno votato a favore? Ma parecchi, no? Però scusi, come facevano a sapere che la prima segreta sarebbe stata in realtà pubblica? Ha detto a Zappa che voi immaginavate che fosse segreta. Tutti si immaginavano che fosse segreta, ma la votazione non è che rimane aperta 2 secondi, rimane aperta 30-40 secondi e uno può decidere cambiare di votare, idea. Cambiare idea. Il voto. Senta, ma adesso come fate? Nel senso, sabato e domenica votate sul se la legge si conclude in aula, votiamo. Se la legge invece viene affossata dal PD non vuole più andare avanti, evidentemente è una legge che non ha più spazio. Quindi adesso il fatto che noi a votare ci vogliamo andare. Ma quindi voi volete andare a votare con il consuntello? Quello che è rimasto adesso? Ma a questo punto andiamo a votare con quello che abbiamo, visto che cioè con il consultello diverso Camera Senato? Ma se l'80% del Parlamento alla Camera non è riuscito a fare una legge elettorale insieme, perché il Partito Democratico non riesce a tenere buoni i suoi deputati, allora è evidente che non ci può essere nessun'altra legge elettorale possibile in questo Parlamento. A questo punto andiamo a votare subito, il prima possibile, con un Parlamento nuovo, con le leggi che abbiamo. Subito quando?
subito ci dica una data. Il tempo che Mattarella scioglie le camere. Ma quindi prima dell'estate, prima dell'estate? Quando? No, prima dell'estate non è possibile. Ah, meno male. Quindi settembre? Eventualmente come era nei 24 settembre? Come si millantava dell'affossamento di questa legge nel mese di settembre. Signor Cecconi, va bene così, ci saluti Beppe Grillo, lo sente, se lo vede, lo certamente, sente. Arrivederci, grazie.